Israele, c'è un terzo cittadino italiano disperso, si chiama Nir Forti, era il rave assaltato da Hamas, Tajani in contatto con la famiglia. Donna italo-israeliana al TG1, così hanno rapito mio figlio e la sua famiglia, i genitori di Noah, ridateci la nostra ragazza. Truppe israeliane ammassate al confine verso l'invasione di Gaza, appello di Hamas al mondo arabo venerdì in mobilitazione. L'ex capo dello Shin Bet israeliano al TG1, l'attacco un fallimento del sistema di sicurezza, paese spaccato, i terroristi ne hanno approfittato. Nostra intervista a Patrick Zaki, contrario a ogni violenza, ciò che viviamo è conseguenza delle politiche dell'attuale governo israeliano. Sì alla Nadef e allo scostamento di bilancio, vertice a Chigi sulla manovra, messaggio di Mattarella per la candidatura di Roma a Expo 2030. Caso apostolico, la giudice non convalida il trattenimento di 4 migranti, il Viminale impugneremo la decisione. Calcio, la crisi del Napoli, sempre più in bilico la panchina azzurra dopo i recenti risultati negativi, De Laurentiis punta su Conte per sostituire Garcia, l'attesa dei tifosi, ma l'ex CT della nazionale frena. Buonasera dal TG1, si stringe l'assedio israeliano attorno a Gaza, centinaia di migliaia di soldati ammassati al confine, pronti per un'offensiva di terra da cui dipenderà il destino di più di un centinaio di ostaggi in mano ad Hamas. Mentre continuano i lanci di razzi e raid in risposta, la Farnesina conferma c'è un terzo disperso italo-israeliano, era al festival musicale assaltato dai miliziani di Hamas sabato mattina. Cominciamo da qui con Lorenzo Santorelli. Ha provato a nascondersi dietro ad un cespuglio insieme alla fidanzata, mentre il rave si stava trasformando in una mattanza. Poi l'amico che era con lui al festival di musica elettronica nella zona di Reim non lo ha più visto. Nir Forti, 25 anni, sarebbe stato ferito al torace dai terroristi di Hamas, di lui e della sua ragazza. E ora andiamo dal nostro inviato Matteo Alviti, che ieri, proprio mentre eravamo in diretta, è stato testimone dei lanci di razzi caduti su Ashkelon. Matteo, ora sei a Gerusalemme. Rivediamo insieme le immagini dell'attacco del pomeriggio in cui è stata colpita la vostra auto. Quello che vedete è il video delle telecamere a circuito chiuso dell'hotel nel quale alloggiavamo a 10 km dalla striscia di Gaza, e quello che è caduto è il missile che ha colpito la nostra auto che avevamo lasciato da pochissimi secondi, quei pochi secondi, 13, che ci permettono oggi di essere qui a raccontare quello che è successo. Ma è stato un pomeriggio e una sera di grande tensione, perché poco dopo abbiamo sentito degli spari poco distante dal nostro hotel, a 3 km dal nostro hotel. Abbiamo scelto di metterci in sicurezza in una stanza al buio e con i telefoni silenziati, perché era evidente che c'erano dei terroristi armati ad Ashkelon, segno che Israele non ha il controllo del territorio. Siamo rimasti chiusi nella stanza a aspettare che la minaccia venisse neutralizzata. Solo in quel momento abbiamo potuto lasciare la città in sicurezza e arrivare qui a Gerusalemme, dove, come potete vedere, la situazione è molto più tranquilla. Grazie, grazie al nostro inviato Matteo Alviti. Ora al TG1 parla Jacob Peri. Ex... Ci fermiamo qui, in linea Bruno Vespa, 5 minuti. A tutti voi una buona serata.